Buongiorno. Io sono un corpo estraneo in questo momento, perché con il porto noi abbiamo un rapporto molto poco opportuno. Prima di tutto vorrei fare un moto d'orgoglio, c'è la Saipem, la Saipem è un'azienda italiana, però è presente in tutto il mondo, 60 paesi, abbiamo 42 diverse nazionalità, 40.000 addetti, il numero maggiore in Francia e in Italia. Facciamo parte integrante dell'industria dell'oil and gas. Siamo quelli che costruiscono le infrastrutture. Facciamo i tubi sul foro del mare, facciamo le raffinerie, ma fondamentalmente i tubi che vanno su e giù per le montagne, dai deserti dell'Africa e dell'Arabia, fino ai ghiacci della Russia e alle profondità più incredibili. Abbiamo posato tubi sul fondo del Mar Nero a 2200 metri di profondità per collegare la Russia alla Turchia. Abbiamo posato i tubi più gasdotti che portano il gas dalla Russia attraverso il Mar Baltico alla Germania e all'Europa. Sono due tubi da 48 pollici, immaginate che un metro e mezzo di tubo lungo, ognuno 1600 km. Quindi noi facciamo le infrastrutture. Però siamo parte integrante di questa industria, piccolo moto d'orgoglio, perché normalmente al petrolio si associa un'idea di vecchio, di sporco, di poco ambientale. Questa è un'industria incredibile, perché ha bisogno di grandissima attenzione di capitale. E il capitale te lo danno solo se sei davvero affidabile, così sei in grado di fare il lavoro che devi fare. Abbiamo livelli e indici di sicurezza che sono altissimi. Io conosco, perché sono un ingegnere, conosco anche altre industrie, ma il modo nel quale noi trattiamo sono gli elementi chiave della sostenibilità, la sicurezza dell'ambiente, delle persone che lavorano, delle persone che ci circondano. Questo ovunque nel mondo è altissimo, è estremamente alto. Non c'è nessuna riunione che noi facciamo che non inizi con quella che noi chiamiamo come una safety induction, cioè spieghiamo quali sono gli aspetti di sicurezza, non solo, ma con quelli che chiamiamo anche safety moment, per cui ognuno di noi deve ricordare che cosa rende più sicuro la propria vita, sia lavorativa che personale. Per cui ogni tanto ci accade di ammazzare qualcuno, perché facciamo dei mestieri molto pericolosi. Ma il numero di indici di sicurezza nella nostra industria, nei cantieri di Trieste, nelle barche che lavorano in giro per il mondo, sono altissime. Noi abbiamo insegnato a fare sicurezza e sostenibilità ambientale all'industria italiana, all'industria del mondo. Io non voglio dire nome, ma c'è qualcuno con il quale lavoriamo qui a Trieste che mi ricordo che adesso è bravissimo, ha imparato. Ha preso i complimenti delle oil company più importanti del mondo, stiamo parlando della Cartubi, ha avuto i complimenti delle 8 più grandi società petrolifere mondiali per come fa sicurezza, e l'abbiamo imparata assieme a farla. Noi abbiamo un indice di tecnologia importantissimo, perché nel nostro mondo quello che noi facciamo è sempre più difficile. Il petrolio, noi parliamo di petrolio, però in realtà io lo faccio differenza. Fra il gas e l'olio, anche perché, se devo dirla francamente, quello che chiederà più lavoro sarà quello del gas più che l'olio, che in qualche modo diciamo è il gas probabilmente il propellente del prossimo futuro di natura fossile più che l'olio. Ma per produrre, per essere in grado di andarlo a recuperare, di estrarlo, per portarlo nelle nostre case, per poterlo fare in una maniera economica, il livello di tecnologia necessario è altissimo, e la differenziazione tra chi ce l'ha sotto casa, chi, diciamo così, come qualcuno ce l'ha in Arabia o in Iran o in Iraq, dove effettivamente diciamo è facile, e quello che invece noi, che non ne abbiamo, dobbiamo andarcelo a prendere dove c'è e portarcelo a casa per poterlo consumare, per poter fare industria, per poter scaldare, per poter far andare le turbine. Quello che è necessario per fare questo richiede un livello di tecnologia incredibile, e noi, dico la nostra industria, noi
con i nostri ruoli, con il porto, con i shippers, con i trasportatori, con quelli che fanno infrastrutture come noi, abbiamo bisogno di differenziarsi rispetto al resto del mondo, essere competitivi, sostenibili, puliti, economici, solo attraverso un uso estremo della tecnologia. E questo, se mi consentite, è il ruolo dell'Italia per come la vedo io, come l'Europa per come la vedo io nel mondo. Poi se vogliamo pensare a qual è il ruolo dell'Europa, poi quello dell'Italia, e poi se possiamo focalizzarsi su Trieste, è questo. Il nostro futuro sta nella nostra capacità di essere sostenibili, nel senso più ampio del termine, e di usare quella che è una leva, che è fondamentale, che è quella della nostra intelligenza nell'uso della tecnologia. Come Lilli spiegava negli anni, qua siamo ormai 40 anni, che di più forse, 50 anni fa, quell'oleodotto era una meraviglia tecnologica. È quello che l'ha differenziato. Cioè, accanto all'idea di strategia di lungo termine, c'era la necessità anche di fare una sfida tecnologica importante. Ecco, io sono qui credo per questo, nel senso che non sono triestino, ahimè, che siamo molto questa città per varie ragioni, sono di Venezia, però abbiamo scelto di portare a Trieste un'attività che, diciamo così, gode di alcune caratteristiche che a Trieste sono particolari. Prima c'è un punto franco, che per il più probabilmente non vuol dire niente, ma per chi l'opera nel mondo economico capisce l'avvantaggio. È un punto franco, è un punto proprio dove, diciamo così, si gode di una sorta di extraterritorialità. Secondo, c'è un'infrastruttura logistica che è ammirevole, si arriva in treno, si arriva in nave, si arriva in tanti posti in nave, però io sono di Venezia, mi tocca dirlo questo con qualche punta di dispiacere, ma questo è un porto vero, questa è una città di mare, cioè la mia città non è una città di mare, la mia città governava il mare, ma non è una città di mare, questa è una città di mare, cioè qui si esce, si vede le navi. A Venezia si esce, al massimo si vedono le navi passeggeri che non sono propriamente di mare, per quanto mi riguarda. Nel senso che a bordo di quelle navi si fa turismo, non si fa industria. Qui si esce, si vedono le navi, si fa industria. Adesso faccio una proiezione in avanti che piace molto ai miei colleghi qui. Cioè, fra 20 anni io vorrei non immaginare qualcuno che in guanti bianchi serva qualcuno a turista, diciamo così, che è in grado di pagare il conto perché ha fatto industria. Cioè, non credo che il turismo sia il nostro futuro. Il nostro futuro è l'insieme di tutto questo. Ma se noi immaginiamo che i nostri figli in guanti bianchi servono qualcuno, quel qualcuno avrà fatto industria, non avrà fatto turismo. E quindi questa è una grande città di mare dove davanti qui ci sono i cantieri, ci sono gli indotti, ci sono università, c'è la rete, diciamo così, della bellezza di essere al centro, essendo in periferia, con vicino il mondo dell'est, il nord della Baviera, dell'Austria, il Triveneto, con tutta la potenza bellissima che deriva fondamentalmente dall'etica del lavoro, dalla malattia del lavoro che abbiamo, ma anche del piacere, della passione che abbiamo, e da un'intelligenza fantastica che deriva ancora dal fatto che abbiamo una istruzione di ordine superiore. Allora, in questa industria, queste due cose stanno molto bene assieme, perché la nostra industria, per continuare a tenerci nel centro del mondo, ha bisogno di tutti questi elementi, ha bisogno di poter fare lavoro, ha bisogno di libertà per poterlo fare, ha bisogno di una logistica per poter aggregare in forma di rete quello che non hai attorno, che te lo vai a prendere dov'è. Ha bisogno di coltivare le intelligenze, ha bisogno di guardare in avanti, perché se non guardiamo in avanti restiamo fermi. Il nostro futuro è il futuro ancora più avanti. E ha bisogno di tutto questo. E a Trieste, in qualche modo, noi abbiamo deciso che c'era. Per cui abbiamo deciso di portare a Trieste un'attività in Porto Vecchio, che poi magari vi mostriamo, diciamo così, che mi pare che sia in qualche modo un po' unica, sicuramente unica in Italia. A me dispiace che sia unica in Italia, per una ragione, perché non riusciamo a creare in Italia una massa critica importante attorno ai temi così cogenti per il nostro futuro come questo. Però diciamo così, noi ci proviamo
E abbiamo deciso che in Porto Vecchio, in un'area bellissima, perché indubbiamente è bellissima, di portare una sorta di accademia o di centro della robotica subacquea. Tanto vi spieghiamo cos'era, provo a spiegarvi cos'è la robotica subacquea. Nel mondo dell'oil and gas noi riteniamo che il futuro, dove si vadano a recuperare risorse, sia fondamentalmente in mare. È molto più facile operare, ce n'è di più, è più conveniente, costa di meno. E nel mare quello che pensiamo sia il futuro è l'acqua profonda ed è le realtà più difficili dove l'uomo non ci arriva. Per arrivare lì ci sono bisogno di operare in una maniera che è completamente nuova, con grandi navi. Trieste sa di che cosa parlo, evidentemente, qui c'è un professore con il quale ho parlato prima, dell'Università di Trieste, cioè, come dire, se parliamo di navi a Trieste non c'è mica problema, no? Abbiamo un'università, una delle poche università di ingegneria navale in Italia, sono a Trieste. Abbiamo bisogno di navi, e qui ci sono anche i cantieri, e abbiamo bisogno di robot che sostituiscono l'uomo. E poi c'è bisogno anche in futuro di un'idea ancora più nuova, che è, diciamo così, la digitalizzazione del modo di operare. Voi avrete già sentito parlare dell'industria 4.0, la digitalizzazione delle operazioni, l'Internet of Things, che vuol dire che tutto quello che opera in qualche modo è comandabile, no? E noi in questo mondo, che siamo un gruppo piccolo, la Saipem è un gruppo grande, ma la Sons, all'interno della Saipem, è quella che sviluppa innovazione e tecnologia applicata. Vera, nel senso che noi facciamo ricerca, noi facciamo le cose, cioè, si viene da noi, a noi dicono il gruppo Sons della Saipem, per fare le cose che non si riescono a fare altrove, se qualcuno le fa, non si ha bisogno di venire da noi. Ma se non c'è la cosa che ti serve per fare quell'operazione, noi abbiamo un gruppo insomma, siamo un po' in giro per il mondo, però il centro fondamentale ce l'abbiamo a Marghera e adesso avremo anche un altro centro qui a Trieste, dove facciamo queste cose un po' particolari che adesso vi provo a mostrare. Ma che fondamentalmente che cosa vuol dire? Noi qui innesteremo una parte operativa della nostra capacità, perché il porto ha queste caratteristiche, ma attorno a questo costruiremo una capacità, la nostra capacità di fare e sviluppare e mantenere e addestrare gli operatori ed essere pronti a intervenire con tutta una serie di attività che sono di natura, diciamo così, robotica. La cosa più importante, io ve le voglio prima annunciare, poi ve le mostro, è il fatto che forse voi non lo sapete, ma qui nel porto, nel nuovo arsenale triestino, Cartubi per capirci, abbiamo portato a costruire un oggetto che è incredibile. Qui tra l'altro c'è uno dei giovani ingegneri che l'ha fatto, che è Giacomo Pelliccioni, che è da Venezia è venuto a Trieste per amore di Trieste, tra l'altro, e che ha lavorato questo lavoro. Questo è un oggetto che è incredibile. Devo dire che voi tutti vi ricordate l'incidente di Macondo nel Golfo del Messico, quando disgraziatamente, ma per un errore, diciamo così, tecnico ed umano, ma fondamentalmente per una idea balorda di sicurezza, tra l'altro, un pozzo è riuscito a fare un disastro ambientale. Da allora le compagnie petrolifere hanno deciso di dover avere la possibilità di poterlo tappare. Mi scuserete, diciamo, per la semplicità del mio linguaggio, ma giusto per rendere capito. Un pozzo è come se fosse un rubinetto con una pressione, e quando si va a produrlo si ha la capacità di agire, diciamo, su una specie di rubinetto, di una valvola che lo chiude. Se salta, il pozzo porta tutto quello che ha il giacimento attraverso quel pozzo, butta nel mare tutto il resto. Quando hai perduto il pozzo, che si dice blowout, quindi quando il pozzo in qualche modo l'hai perduto, hai bisogno di poterlo richiudere. Se non tutte le sicurezze sono saltate, ce ne sono un numero tale perché è successo una volta sola, è possibile metterci un tappo, però per metterci un tappo è un grande problema. Per cui l'industria petrolifica, 8 delle più maggiori compagnie petrolifere, hanno deciso di avere dei tappi in giro per il mondo disponibili per poter intervenire, ma per poter mettere il tappo sopra quello che potete immaginare che cosa è, in realtà è un pozzo che butta olio, gas e tutto quello che serve, per cui arriva fino in superficie, per capire se non ci sta sopra con la nave, non ci galleggia, perché l'acqua non è più acqua, diventa acqua e gas, quindi il principio di Archimede non funziona più.
avendo la densità così bassa, è necessario avere un portatore, una specie di oggetto, un grande oggetto, che prende il tappo, è in grado di andare sopra al pozzo e installare un tappo che pesa qualche centinaio di tonnellate. Tutta questa cosa l'abbiamo vinta su una gara internazionale, l'abbiamo costruita qui a Trieste. In realtà abbiamo raccolto una capacità nazionale attorno a questo. L'unico pezzo che non è italiano sono delle schiume per spingerlo, perché questo sia neutro in acqua, galleggiante in acqua, che per qualche ragione vengono dall'Australia, ma questo è poco importante. Tutto il resto, ogni singolo pezzo che c'è là dentro, c'è elettronica, meccanica, carpenteria, idraulica, c'è di tutto, è italiano. E oggi a Trieste, lo stiamo facendo a Trieste, e a giugno probabilmente, quando abbiamo finito questo lavoro, anzi senza probabilmente, sicuramente, lo imbarchiamo su una barca, andiamo in mezzo all'Adriatico e facciamo una prova. Ma la cosa bella è che alla fine di giugno, quando questa cosa sarà provata, e quindi a settembre, ottobre, lo riportiamo in Porto Vecchio, dove abbiamo la base, lo terremo lì e saremo pronti a intervenire in tutte le parti del mondo, potendolo mobilizzare su una nave o su dei camion, o smontandolo e montandolo, mettendolo su dei aviotrasportandolo in qualsiasi parte del mondo. Attorno a questo, che non crea i volumi, i grandi volumi che i porti hanno bisogno, perché è evidente che noi siamo, ma non so, neanche una goccia nel mare, cioè siamo, come dicevo prima, un elemento estraneo, no? Però ci piacerebbe poter essere il catalizzatore di qualche cosa di più, quella che dottor Zeno prima chiamava la portualità diversa. I porti non sono solo numeri, ha detto, mi piace molto questa cosa, no? I porti sono una grande cosa, i porti sono incroci di civiltà, di culture e di capacità. Lo terremo qui, saremo pronti a partire, ci saranno delle persone che lavoreranno continuamente, attorno a questo continueremo a crescere tecnologie di questo tipo. E quindi avremo la possibilità di innestare qui quella che noi chiamiamo il centro della robotica subacquea. Abbiamo anche l'idea di aprire un'accademia per poter dare alla gente di mare una capacità nuova per operare nel mare, che non è più solo quella di fare, diciamo così, il conduttore o il marinaio o il tecnico in una nave, ma anche essere un tecnico specializzato in grado di usare l'elettronica, la meccanica per operare un drone sottomarino, in effetti questo è il tema. Quindi questa è la visione che noi abbiamo e sono particolarmente contento di farlo a Trieste, perché in questo senso Trieste, proprio perché è città di confine, è italiana, ma è più che italiana, cioè in realtà è un centro ed è molto europea, e questa è la parte che a me piace molto, perché questo in realtà mi piace pensare che è una delle ragioni per cui noi siamo, noi italiani, noi europei, qui a Trieste, ma in assoluto, siamo ancora in grado di esprimere cose che in altre parti del mondo non sanno assolutamente fare. Un'altra cosa che abbiamo fatto qui, l'abbiamo fatta all'inizio dell'anno, credo che sia all'inizio dell'anno, sì. Abbiamo sviluppato un altro di questi sistemi sottomarini, di questi robot, li abbiamo sviluppato, lo facevamo in America, noi abbiamo una flotta di 50, è una delle flotte più avanzate. Voi dovete immaginarvi che sul fondo del mare per fare qualsiasi attività c'è bisogno di una macchina che è grande come mezzo container, diciamo così, attaccata con un filo, connessa con un filo a una nave, con dei bracci manipolatori, con la capacità di fare tutto quello che voi vi immaginate faccia un uomo per costruire una raffineria, solo che la si fa sul fondo del mare. Questi oggetti, che sono molto complessi in realtà, normalmente sono le cose più complesse che sono a bordo delle navi, noi ce li siamo progettati, costruiti, avevamo, diciamo così, abbiamo una capacità che non voglio dire che è la migliore al mondo, è come se noi facessimo la Mercedes e i nostri concorrenti l'Audi e la BMW, è una questione di se ti piace di più una o l'altra. A me piace pensare che la mia sia la migliore, ma diciamo così che siamo su quei livelli lì. Li costruivamo in America e poi a un certo punto, un anno e mezzo fa, due anni fa, abbiamo preso questa decisione che fu un po' sofferta perché non era proprio, era un po' una scommessa. Abbiamo preso tutto, abbiamo chiuso l'America, l'abbiamo portata tutta in Italia, l'abbiamo progettata, costruita interamente in Italia, assemblata, testata a Trieste. Non l'abbiamo detta a nessuno, perché questa cosa non si doveva dire a nessuno, perché noi queste cose ci piace di farle da soli, adesso lo possiamo dire. Quello che abbiamo costruito è, di nuovo, posso dire che è il migliore, diciamo che l'ultimo modello della Mercedes,
fra un anno probabilmente qualcuno ce lo farà meglio del nostro, ma state sicuri che fra un anno e mezzo lo facciamo meglio noi. Abbiamo costruito di fatto a Venezia e qui. E qui perché? Perché in Porto Vecchio ci sono 12 metri d'acqua chiara, poi c'è una darsena con 8 metri, perché è facile lavorare, perché troviamo tutto quello che è necessario per lavorare. Ecco, nel futuro noi vorremmo, perché abbiamo un programma di fare delle cose ancora più avanzate, perché poi vi mostro. E nel futuro mi piacerebbe pensare che non veniamo solo qui perché c'è un bel posto, perché si mangia bene, perché ci sono i vini del Coglio, perché c'è la Barcolana. Del Carso, sì, va bene, scusa, hai ragione, sì, esatto. Non solo per questo, ma perché c'è qui un milieu, diciamo così, tale per cui qui si può, attraverso l'università, gli istituti, le supply chain, come si dice, le catene di valore, creare quel valore attorno a temi che sono portanti per il futuro di questa industria, che consentono a, da un lato di guardare sul futuro e dall'altro di creare opportunità nuove. Questo è un ruolo, è un obiettivo ambizioso, noi ce lo stiamo dando, i primi passi li stiamo facendo. Sì, certo. Ed è qui, no? Allora, questa è la base di Trieste. Dobbiamo scrivere Milano, Venezia e Rijeka perché sono altri posti dove noi siamo presenti vicini a Trieste. Qui vedete come noi intendiamo trasformare l'area del Porto Vecchio. Immagino che avete riconosciuto la zona. In quest'area abbiamo l'intenzione, che abbiamo già da qualche anno, abbiamo intenzione di restaurare, quindi per ottobre sarà tutto pronto, quindi mettiamo a posto il magazzino, abbiamo già un notevole numero di attrezzature, quella è una barca nostra, quella barca che voi vedete lì l'abbiamo portata via dal Caspio e va a lavorare in Egitto. Le gru se ne andranno. Quest'area qui dove stiamo tenendo tra l'altro alcuni dei tubi che servono nel caso si rompono gli oleodotti che portano il gas dal Nord Africa all'Italia, trasformeremo questa base, già dentro alcune di queste attrezzature ci sono, ce ne saranno di più, la riapperemo completamente e la trasformeremo tutta quest'area nel centro per la robotica subacquea nella nostra industria. È ambizioso, ma abbiamo già un programma, abbiamo i finanziamenti necessari, abbiamo la volontà, la gente. Questo è l'oggetto che vi dicevo. Questo si chiama ROV, Remote Veicolo a Controllo Remoto, e attualmente sta lavorando in 1500 metri in Brasile, ce ne abbiamo fatti due. Abbiamo provato interamente qui a Trieste. Abbiamo siemato, queste sono le riprese. Per fare questo tipo di attività è necessario avere una cultura, una tecnica che il professore prima chiamava meccatronica, cioè la capacità di capire quello che è la meccanica e l'elettronica messe assieme, come le due aiutano. C'è bisogno di softwareisti, c'è bisogno di quello che sono i moderni uomini che lavorano sul mare, hanno bisogno di capire queste cose. Perché tutte queste cose poi vanno su delle barche, vanno sul mare, viaggiano. Anche questo lo trasformeremo, porteremo degli uffici. E all'interno di questo, di quest'area terremo pronto a partire l'oggetto che vi dicevo prima, per cui faremo lo stoccaggio, la manutenzione e l'addestramento degli operatori. E tutto questo è già in corso d'opera. E spero che potremo inaugurarlo per metà di ottobre di quest'anno.
Beh, allora questa è la visione, nostra visione, questo è l'oggetto che terremo a Trieste, giusto per mostrarlo perché è pubblico. Il Subsea Well Response Project è un consorzio nel quale tutte le compagnie petrolifere che fanno perforazioni in giro per il mondo hanno creato un consorzio che è in grado di rispondere a qualsiasi tipo di emergenza ambientale. E questo è quello che noi stiamo facendo, se caso c'è questo problema, abbiamo creato questo oggetto qui, che è in grado di tappare, diciamo così, lo dico in maniera più semplice, quel pozzo. Evidentemente detto così è molto semplice, è un'operazione difficilissima. Però la cosa importante è che siamo stati scelti e che noi abbiamo scelto Trieste per costruirlo. Questi sono gli ROV che vi dicevo, cioè i veicoli a controllo remoto, nel senso che sono operati da bordo di alcune navi e sono in grado di fare tutte queste operazioni che non ha senso che vi spieghi perché sono anche complicate. Ovviamente sono ben disponibile a farlo chi ha voglia di sapere di più. Quindi in realtà voi dovete pensare che in un'area del genere dovete stare molto distante perché è un'area pericolosa, soprattutto in acque basse, e avete bisogno c'è bisogno di alcune di queste macchine con le quali si fa tutto. E queste macchine stanno fuori della zona di esclusione e sono in grado di fare tutta questa operazione. Tutto questo lo terremo a Trieste, ma la cosa importante, è inutile che mi spieghi tutti i dettagli, diciamo così, benché mi piacerebbe, ma credo che siamo qui per. Tutto questo poi, stiamo già discutendo con la Oil Spill Response Limited, consentirà anche, stiamo già facendo una gara per questi giorni, ho firmato l'offerta questa mattina, per poter fare assieme da qui un servizio di emergenza che copre il Mediterraneo. Attualmente il Mediterraneo è coperto dall'Inghilterra. E noi abbiamo detto, nel momento in cui creiamo a Trieste questa cosa, questo per il tappo, chiamiamolo pure tappo, il tappo in realtà è questo oggetto qui, no? E perché non creiamo anche questa capacità di intervenire in tutto il Mediterraneo e il Mar Nero? E mi è molto piaciuta questa cosa. E quindi stiamo discutendo. Il piano è quello che, se ci va bene, evidentemente, perché non dipenderà solo da noi, dipenderà dalla nostra capacità di prendere questi contratti, potremmo stabilire qui questa capacità di intervento sugli oil spill, cioè sugli sversamenti, ma in realtà vuol dire su tutti gli aspetti di natura ambientale in giro per il Mediterraneo, avendoci il Mar Nero, avendo Trieste come centro, perché avremo una base, avremo una capacità, abbiamo un punto franco, abbiamo una logistica adatta. Questa è una simulazione, un'animazione, diciamo, dell'oggetto che abbiamo costruito. Questo è un oggetto che pesa 250 tonnellate, alto come una casa a tre piani, e deve essere gestito sott'acqua in grado di andare fino a 600 metri. E fondamentalmente è quello che è in grado di fare questo tipo di operazione. Possiamo anche andare avanti, diciamo, poi i dettagli sono, diciamo così, attorno a questo concetto. Valga solo ricordare che in questo momento che l'abbiamo fatto a Trieste, che resterà a Trieste, quindi Trieste ha un ruolo importante in tutto questo. E quando dico Trieste, dico tutto quello che gira attorno a Trieste, perché qui a Trieste non solo il cantiere, ma abbiamo anche le società di ingegneria, sono qua un paio dei miei ex colleghi che ci servono da supporto nelle fasi di ingegneria. E a me piacerebbe che questo fosse abbiamo il supporto anche della parte logistica, di spedizionieri, di chi fa movimentazione, di chi fa sollevamenti, c'è tutto questo. Questo è un nuovo modo di fare porto, nel senso che non mobilitiamo grandi materiali, evidentemente, mobilitiamo grandi idee, non materiali. Non so se contano i tuoi bilanci, però mi fa piacere sentirlo dire, ma che è l'idea. Possiamo mostrarne un altro, giusto per capire. Questo è il concetto. Il futuro è questo poi. Penso che possa interessarvi, perché volete immaginarvi cosa saranno i porti in futuro o come sarà l'industria nel mare? È questa. Questo abbiamo immaginato, di avere quello che è attualmente un'infrastruttura sul fondo del mare. Si produce così. Tutto quello che oggi
è sulle piattaforme o a terra, verrà portato sul fondo del mare. E sul fondo del mare avremo bisogno di presidiarlo. Questo è un oggetto, iDrone, o iDrone, chiamatelo come volete, che è stato concepito da noi, è in fase di programmazione, verrà testato per 4-5 mesi sul Golfo di Trieste, partendo dalla base. Attorno a questo ci stiamo immaginando tutta una serie di programmi, una piattaforma tecnologica con la quale poter essere in grado di fare tutti questi interventi, interventi necessari sul fondo del mare senza usare le navi. E questo è quello che stiamo facendo, perché la nostra idea è che il futuro sarà quello in cui tutti questi impianti saranno portati sul fondo del mare e dal fondo del mare estrarremo solo il prodotto più puro e lasceremo giù tutto quello che non è utile portare su: l'anidride carbonica, l'anidride solforosa, tutto quello che oggi, diciamo così, è inquinante e ha bisogno di essere trattato, lo separeremo, lo tratteremo sul fondo del mare e porteremo su solo quello che ci serve, l'olio e il gas che ci serve. Perché, come dicevo prima, la nostra industria che crede a questo e che lo può fare, perché la tecnologia e la forza per poterlo fare. E in questo, diciamo, il nostro piccolo ruolo c'è, e all'interno di questo ruolo Trieste, io mi auguro, possa giocare il suo ruolo. Mille grazie per le vostre relazioni umane, generose, piene di coraggio, quello che serve. Il coraggio muove l'intelligenza e muove la voglia di collaborare, gestire i conflitti, gestire le opportunità. Abbiamo questo bel tempo per condividere riflessioni, domande con i nostri relatori. Volevo dire che prima ha chiesto di poter fare domande o un intervento Giorgio Herzog del Comitato Salvaguardia del Golfo di Trieste, se vuole venire qua, perché il microfono... Sono molto grato per questo intervento, sai, per questa fila,